Ciao amici e benvenuti in questo nuovissimo video. Sì, potete scherzare quanto volete sulla mia barba, ma ho voluto mantenere un po' le condizioni di quello che in realtà è stata l'ultima settimana, capelli compresi. È la prima volta che vi incito a poter mettere questo video a una velocità superiore, tipo a 1.5x, perché mi rendo conto che in realtà questo è il primo giorno dove ho un po' di forze, dove riesco a parlare con voi. Sono stati dei giorni abbastanza orribili, quindi se volete velocizzare fate pure, non mi offendo. Sì, lo so, sembro un vecchio in riabilitazione, ma ci arriviamo dopo a capire perché sto così. Chiaramente faccio questo video non per impietosire qualcuno, in realtà potevo anche non farlo il video, ma come da ogni esperienza che sto facendo negli ultimi 2 anni cerco di tirare sempre fuori qualcosa, qualche consiglio che possa poi alla fine esservi anche utile, essere anche utile per me un giorno che riguarderò questi video. Tra l'altro adesso le mie labbra hanno quasi uno stato decente, vi apparirà adesso una foto di come stavo e sembravo veramente un lebbroso. Queste sono quasi labbra da Beyoncé e ne vado quasi fiero che siano guarite. Volevo avvisarvi, visto che c'è stata una grande discontinuità nei video, che questo mese d'agosto ne usciranno un po', ne ho registrati un po', quindi non preoccupatevi se nei prossimi mi vedete felici, anzi siatene felici, ma li avevo registrati prima di questa esperienza. Vi invito anche a seguire la mia playlist di Spotify che sta in descrizione, che la musica questa settimana mi ha salvato, mi ha aiutato veramente tantissimo, anche perché al telefono non riuscivo a stare. Parte tutto da lunedì pomeriggio, quando sono dovuto uscire per fare una riunione di lavoro, e verso le 18, finita questa riunione, ho iniziato a sentire una spossatezza, una stanchezza proprio fortissima. Quindi sono tornato a casa, ho pensato fosse l'umidità di Milano, il caldo e tutto il resto, e quindi decido di misurarmi la febbre. E la febbre stava a 38 a luglio. Preso da questa grandissima stanchezza, mi metto a dormire e dormo dalle 19 fino alle, non lo so, 9-10 del mattino dopo. E ho detto dormo perché in realtà non ho dormito niente. Ho avuto incubi, ho avuto allucinazioni, è stata la notte più brutta forse della mia vita. Io abito da solo, come ben sapete, quindi non potevo avere nessuno lì al momento che potesse aiutarmi. Preso un po' dal panico e dall'ansia, il mattino dopo ho chiamato mia mamma e in decisione con lei ho deciso di chiamare un'ambulanza. Beh, vabbè, insomma, in una mezz'oretta riescono ad arrivare a casa mia, mi fanno giusto 2 esamini, quello che si può fare a casa per vedere se stavo bene, e ovviamente l'infermiere mi ha detto che per ulteriori controlli dovevo andare in ospedale. Così che salgo in ambulanza, mi portano al policlinico e mi trattano come una persona che potenzialmente poteva avere il Covid, che in realtà avevano ragione sul fatto di trattarmi così, perché i sintomi erano quelli: avevo febbre altissima, un mal di gola dove non riuscivo minimamente a masticare, cioè non riuscivo, ragazzi, a fare così, zero. Ho avuto un mal di testa che partiva da qua e girava per tutta la testa, ma fortissimo, roba proprio da tenere gli occhi quasi chiusi, e avevo dolore in tutto il corpo. Spoiler, questo video parte proprio da un disagio totale di come all'inizio sono stato trattato, ma andiamo a delle info aggiuntive così possiate capire. Con forse 2 ore di sonno mi mettono in area Covid, in realtà mi mettono in sala d'attesa dove ho aspettato 6 ore, dove in queste 6 ore ogni mezz'ora per almeno 4 volte ho implorato, e la parola implorato è implorato, non è inventata, ho implorato di avere una tachipirina, perché prima di uscire di casa ho preso una tachipirina finché io potessi stare minimamente lucido, perché chi ha una febbre tra 38 e 39, forse anche qualcosina di più durante la notte, insomma svariona, dove dopo la terza volta che io chiedo una tachipirina e non mi arriva, mi sdraio per terra seduto, non più sulle sedie di ferro, comunque zero comode, perché non ce la facevo più, avevo dolori ovunque, avevo dolore al sedere, non riuscivo neanche più a star seduto, e quindi mi sono seduto in una maniera diversa per terra, al che arriva un'infermiera totalmente a caso e mi dice:
Ma addirittura la guardo e faccio: vi ho chiesto la tachipirina 3 volte, mi sto sentendo male, me la potete portare? Al dunque mi portano la tachipirina, indovinate, senza bicchiere d'acqua. Quindi io dovevo ingerire 2 pastiglie da 500 senza acqua, perché io mi sono allenato per anni a fare questa cosa qua. Con le poche forze che ho mi alzo e vado a bere nel bagno pubblico, perché non mi portano neanche l'acqua, perché mi dicono: se riesco ti porto l'acqua. Luglio, Milano, policlinico praticamente vuoto, in sala d'attesa c'erano altre 2 persone insieme a me. Se riesco ti porto un bicchiere d'acqua. Io non avevo la forza minimamente di incazzarmi, figuratevi, quindi io ho accettato tutto quello che è andato avanti nei 3 giorni successivi che sono stato lì. E dopo 6 ore magicamente succede qualcosa. Arriva un'altra infermiera, forse leggermente più empatica, capisce che sto male, mi fa finalmente il secondo tampone, perché prima abbiamo fatto un tampone rapido, poi te ne fanno un secondo molecolare per vedere se effettivamente ero affetto da Covid. Tra l'altro nel frattempo io ho visto una cosa veramente pesante, cose che forse si vedono soltanto ogni tanto nei video, nei primi lockdown, quando si vedevano barelle, cose. Ecco, vi volevo dire, spoiler, non è cambiato molto per chi è attualmente sotto Covid e chi lo prende forte, perché a fianco a me è passato una persona neanche troppo anziana sul lettino, tutto intubato come un juggernaut, e quindi immaginatevi proprio tipo quelli che vanno sulla luna, non so, ok, quella era la situazione, tutto chiuso con 4 persone che lo scortavano, di cui uno aveva lo zaino con tutta la roba infermieristica, l'altro aveva la bombola di ossigeno che lo doveva seguire, si devono muovere lentamente come una squadra, una task force, per andare piano piano, forse perché lo dovevano spostare di reparto. Io ho visto in faccia quella persona e ci sono rimasto malissimo, non avevo mai visto una persona stare così tanto male, mi ha dato agli occhi parecchio urto. Se vi volete divertire, continuate a tenere la mascherina, perché il giorno che il Covid vi becca e a voi fa male e non la prendete in forma lieve, potrebbe succedervi questo. Io ve lo dico, non è per niente bello vederlo, figuriamoci stare intubato come quella persona. Quindi occhio, non scherzateci troppo con questa roba, perché succede e succede ancora adesso. Detto questo, l'esito del secondo tampone è effettivamente stato debolmente positivo, che mi ha spiegato poi l'infermiera il giorno dopo, per quello che sono le nuove regole e leggi che hanno lì all'interno dell'operato sanitario, è: se trovi una persona che è debolmente positivo, io avevo fatto il vaccino 2 settimane prima, dovete ripetere il test il giorno dopo per vedere se effettivamente lo è o non lo è. Però quel giorno mi dovevano trattare come una persona che aveva il Covid, e quindi sono stato messo in una stanza con altre 2 persone positive. Positive. Su una poltrona. Scomodissima. Ma non era tanto quello il problema, anche se avevo dormito 2 ore la notte prima con allucinazioni e incubi, era tanto l'ospitalità. Si chiama ospitalità perché dovrebbe accoglierti, aiutarti. Gli infermieri, secondo la mia visione, dovrebbero essere gentili ed educati, cosa che in area Covid non sono per niente stati. Erano dei gran maleducati, ci trattavano come animali, e non venitemi a parlare di paura, perché comunque entravano anche soltanto con la mascherina, non venivano tutti imbardati di roba come se veramente avessero paura di chi è infetto o affetto da Covid. Erano proprio maleducati e stronzi, tutti quelli del reparto Covid. Non solo con me, sono stati maleducati anche con le altre 2 persone che erano nella mia stanza, figuriamoci con quelli che erano nelle altre stanze. Cosa che io, se facessi l'infermiere, non lo farei mai, perché già sei in un ospedale, già stai male, potresti avere paura e dovresti essere accolto nel migliore dei modi. Premevo il tasto della chiamata dal pulsante e non venivano. Gli chiedevi qualcosa e ti rispondevano: arrivo! Adesso ho anche una clip dove parla male a un'altra persona nella mia stessa stanza, soltanto perché la fidanzata le aveva chiamato dicendogli: ma è normale che non gli portate neanche dell'acqua? E ci credo, perché per me, per portarmi una tachipirina ci ho messo 4 volte in 2 ore. Ci credo che a quella persona non sia arrivata dell'acqua. E questo ha avuto anche la faccia tosta di venire a incazzarsi col paziente, perché la fidanzata preoccupata l'ha chiamato perché non arrivava dell'acqua. Da licenziare, secondo me. Vuoi parlare con un medico per sapere qualcosa della tua condizione, giusto? Ok.
una domanda chiara, giusto? Vado a esaudire questa domanda. Grazie. Bene. Sei pazzo. In quel momento sento mia mamma, la sentivo ogni ora, ogni due ore, racconto le varie vicende che stavano succedendo per non farla sentire in pensiero, visto che è super ansiosa, e racconto un po' tutte queste cose qua. In quel momento mia madre si preoccupa, chiama anche lei l'ospedale, racconta un po' tutto, fa sapere chi sono, esce questo anche nel discorso, e allora da lì magicamente cambiano le cose. Io adesso voglio capire del perché, se mia madre va a dire che sono un personaggio pubblico, che sono allocato in una determinata situazione, che non mi metto mai sopra nessuno, ma evidentemente quando hai un seguito ti mettono sopra alla gente normale, e iniziano a trattarmi in una maniera diversa. E lì mi sono incazzato, perché io sono una persona come tutti, devo essere trattato come tutti, ma soprattutto tutti devono essere trattati bene. Cioè non ci deve essere un livello dove qualcuno deve essere trattato male, e non ci deve essere un livello dove, quando sai che quella persona può creare dei casini perché seguita, allora la tratti in un'altra maniera. Non è così che dovrebbe funzionare la sanità, e soprattutto io non devo avere nessun tipo di altolocatezza, se così si dice, rispetto a un anziano o un'altra persona che fa un altro tipo di lavoro. E queste cose mi fanno super incazzare. E volevo puntualizzare nel raccontare questa cosa qua, perché non è normale. Un conto è ti regalano una cena perché il proprietario del ristorante ha deciso così, e allora ti va bene anche a te, ma quando si tratta di sanità io queste cose non le accetto. E forse questa è la prima volta che mezzo mi incazzo, che riesco ad incazzarmi dopo una settimana che sto malissimo. In tutto questo dimenticavo che mia madre nella chiamata teneva a far sapere che io volevo mantenere la mia privacy, proprio perché anch'io non ho detto agli infermieri chi fossi o cosa facessi nella vita. Però appena gli è arrivata notizia di chi fossi, mi hanno comunque trattato in un'altra maniera. Scusate se in questo momento mi sto sfogando, ma è il primo momento che effettivamente riesco a fare una cosa del genere. Questa esperienza è stata anche quella con più prelievi, siringhe, analisi, chiamatele come volete, da quando sono nato. Io, dopo che ho superato in questi giorni che sono stato lì i 10 prelievi, ho iniziato a non contarli più. Sapevo che andavano fatti, sapevano che dovevano capire che cosa avessi, ma io già ero impaurito dalle mie cose, ero già traumatizzato da come si comportavano queste persone, ero già disinibito da una febbre che tra una tachipirina e l'altra risaliva a 38 e mezzo. E quindi niente, morale della favola, decidono di tenermi lì la notte, dove ho dormito per l'appunto sopra questa poltrona comodissima. Che ripeto, dopo due ore di sonno, forse la notte prima con incubi e allucinazioni, dopo sei ore che sto seduto su una sedia in sala d'attesa di ferro, e poi il restante della giornata su questa poltrona ci ho anche dovuto dormire sopra. E si sono dimenticati di darmi la tachipirina, e quindi ho passato la notte di nuovo a 39 con le allucinazioni, il freddo, sudare. Una seconda notte perfetta. E chiudiamo questa nottata anche con la ciliegina sulla torta. Al momento in cui ho chiesto se avessero avuto del cibo da darmi, visto che praticamente non stavo mangiando da 24 ore e non riuscivo neanche a mangiare, avevo chiesto da mangiare. La loro risposta è stata: non c'è cibo per tutti. Quindi, per fortuna, sorvolando questo non c'è cibo per tutti, ho chiamato Jack, il mio personal trainer, che ormai siamo diventati amici, una grandissima persona. Si è sbattuto alle 10 di sera a prepararmi una cena da casa sua e di portarmela alla reception per farmi mangiare qualcosa, perché io fino al mattino dopo non sarei riuscito a resistere dalla fame. Durante la notte mi sveglio mille volte, sudo, non sudo, ho freddo, non ho freddo, la coperta che mi hanno dato non era proprio una stracoperta, scomodo, mi giro su e giù, mi alzo parecchie volte, vado in reparto per cercare qualcuno, non ci sta nessuno, uno poteva schiattare in quel reparto, non ci stava nessuno. Passa la notte, perché poi pensate sia finito tutto qua, assolutamente no, passa la notte e il mattino dopo mi fanno un altro tampone. Questo tampone risulta negativo. Apriti cielo, da una parte ero super contento, anche se stavo in una stanza con altre due persone realmente positive, dall'altra parte ero un
po' meno contento perché non sapevo allora effettivamente che cosa mi stava provocando tutta questa febbre e questi dolori. E in quel momento decido di spostarmi dall'area Covid all'area malattie infettive. A me ovviamente inizia a salire l'ansia, perché 6 anni, e forse qualcuno si ricorda, sono stato in ospedale per una cosa simile, dove sono stato ricoverato 7 giorni e alla fine i medici non mi hanno saputo dare una risposta su cosa io avessi avuto. E quindi lì mi è risalita l'ansia, dicendo ok, non è che io adesso ho qualche morbo, qualche malattia rara, particolare, strana, mi sono stato a venirmi veramente delle paure dentro. È arrivato un team di infettologi, penso si dica così, tutti bardati, come se avessi il Covid, a iniziarmi a fare dei test, a iniziarmi a bucare le braccia. Qua vedrete un po' tutte le cose, chiudete gli occhi se siete sensibili. Iniziano, super gentili questi per fortuna. Da quando mi hanno spostato di reparto, a parte un pelato che odio, e tu non dovresti fare questo lavoro perché stai parlando con delle persone che hanno gravi malattie e tu ti comporti come uno stronzo maleducato, non ci dovresti lavorare tu al pronto soccorso. Tralasciando questo, le altre ragazze erano molto gentili, anche questi del reparto infettivo erano molto gentili, anche se mi hanno accolto appunto tutti bardati pensando avessi chissà cosa. Iniziano a dirmi: possiamo farti il test dell'HIV, possiamo farti un test neurologico, possiamo fare... Questo è per raccontarvi l'ansia, del perché io avessi ansia, che io non ho paura di scalare un monte ghiacciato così, però giustamente quando iniziano a farti delle domande un po' particolari, un po' di ipocondria sale. Aperta parentesi, mi incazzo con della gente in particolare, perché i soldi che pago in tasse sono anche tantissimi, e quindi quanto mi rode il culo pagare così tante tasse, queste tasse vanno anche nella sanità. E quando io ho un problema e tu mi vieni a curare, mi tratti come una merda, e so che io ti sto pagando lo stipendio, anche se in minima parte, a te, che mi stai trattando come uno stronzo, io ti dico che secondo me te ne dovresti andare, così tu non ti devi comportare minimamente con i pazienti. Stavo alla mia sinistra con un paziente che aveva un piede mezzo mutilato per colpa di un incidente in moto, avevo di fronte a me una signora che aveva avuto un'ischemia, penso si dica così, cerebrale, dove diceva 4 parole in croce, si metteva in ginocchio a gattoni a caso, senza motivo. A fianco a lei c'era un'altra persona che per tutto il giorno, ragazzi, per tutto il giorno, immaginatevi cosa hanno visto i miei occhi per tutto il giorno, una persona che faceva così e faceva così tutto il giorno davanti a me. A destra, per la creme della creme, c'è una signora poverina anziana che, se avesse risposto così un ragazzo, probabilmente avrei detto mica che maleducato, gli avrei detto anche qualcosa io. Ma visto che era una signora di 80 anni, ho evitato. Questa persona probabilmente era anche mezza pazza, iniziava a urlare di giorno, di notte, cercava il padre, cercava le chiavi, diceva dei nomi a caso, frasi sconnesse, offendeva le infermiere dicendo che se ne voleva andare, cercava di togliersi le cinghie. A destra avevo una persona con una polmonite, che aveva preso per colpa di un climatizzatore che è uscito qualcosa da lì, che era l'unica persona con cui riuscivo a socializzare, che era un po' simpatica. Ma questo era per farvi capire il quadro della stanza di dov'ero. Ovviamente, che ve lo dico a fare, secondo voi ho dormito? Anche se in realtà mi avevano promosso da poltrona a lettino, almeno sono riuscito a dormire la sera dopo in un lettino. Secondo voi sono riuscito a dormire? Ovviamente no, aria condizionata a palla, sotto tachipirina sudavo, anziana che parlava, urlava, quell'altra che tremava, un bordello. Sono andato, per raccontarvi tutta la storia, sono andato in bagno 3 volte, in 3 momenti diversi della notte, per spogliarmi completamente, asciugare i vestiti dal sudore, che era l'unico posto caldo, un po' umido, dove io potevo stare e rintanarmi, perché sennò sarei morto di freddo. Non so per quale motivo tengano la temperatura a 0 gradi in un posto dove c'è gente che ha polmoniti, sta super male, ma vabbè. Ovviamente il giorno dopo hanno fatto altri 5-6 prelievi, perché dovevano un po' contestualizzare e finire per capire che cosa io avessi effettivamente. Quindi, terzo giorno senza aver dormito niente, anche se ogni tanto mi addormentavo di pomeriggio, quella mezz'orettina lì quando non c'era troppo casino, alzo le mani e finalmente mi arriva una risposta su cosa io potessi avere. Ovviamente non ho HIV, non ho malattie neuronali o altre cose strane,
ma ho preso un batterio che si chiama streptococco, che sembra quasi una droga, che è il motivo che mi ha fatto venire una faringite abbastanza acuta e una tonsillite, che poi queste mi hanno provocato la febbre, il mal di gola, il mal di testa, i dolori, eccetera eccetera, tutto quello che ho avuto. E gli ho fatto proprio: ok, ho un batterio, si cura con un antibiotico, meno male non ho nient'altro di tutte quelle cose che hanno ipotizzato i medici. Visto che nella totalità di questi 3 giorni che ho passato al pronto soccorso, nel frattempo mi hanno dato sempre di più tachipirine, la febbre è scesa praticamente a zero, sempre sui 36,6, e quindi decidono di dimettermi lasciandomi appunto un antibiotico da prendere per 10 giorni, che sto ancora ovviamente prendendo. Questo antibiotico mi dà una sonnolenza incredibile. Sono a metà di questo percorso, quando vedrete questo video sicuramente sarà già finito e sarò guarito. Però questi primi giorni a casa, per fortuna, è arrivata mia mamma a darmi una mano, perché da solo non ci sarei mai riuscito. Io anche qua vi invito a trattare bene i vostri genitori, di cercare di essere sempre uniti in famiglia, anche se parlo io che ho avuto sempre una famiglia divisa, ma ciò non significa niente, ciò non significa che se i vostri genitori separati non, voi non possiate essere uniti o che vi vogliate bene. Sapete che i vostri genitori ci saranno sempre per voi, anche quando sarete grandissimi. In questo momento non mi hanno vietato di uscire, però mi hanno estremamente chiesto di cercare di fare il minimo sforzo, quindi proprio uscire per le cose essenziali, che sto assolutamente rispettando, perché se si può prendere un attacco alla gola, un batterio alla gola a Milano con questo caldo e questa umidità, io dico vabbè, ascoltiamo, facciamo che stiamo tranquilli, si guarisce, poi t'a posto, ok, non esco, Insomma, questa è stata la mia esperienza abbastanza traumatica in ospedale, che in realtà venivo già da un periodo abbastanza stressante dove avevo deciso di prendermi una pausa, che però non è bastata e si è trasformata in questo. Volevo concludere ringraziando tutte le persone che mi hanno scritto su WhatsApp e che mi hanno scritto su Instagram, che sono state, diciamo, le prime che hanno saputo di questo mio periodo. Ringrazio anche tutte le persone che commenteranno qua sotto questo video. Grazie, sapete che ormai internet è casa mia, dove ho condiviso più di 10 anni la mia vita e dove siete stati chi più chi meno vicini a me. E quindi anche questa esperienza volevo raccontarvela, spero ci siano tanti altri anni dove vi condividerò un sacco di cose belle. E ora torno a dormire, perché l'antibiotico mi sta di nuovo facendo venire sonno. Ci vedremo presto con tantissimi nuovi video che ho già registrato. Bacio a tutti.